Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Allora, oggi è mercoledì 13 giugno, sono appena uscita dal lavoro, sto andando dal meccanico a far mettere a posto un fanale che mi si è bruciato e quindi niente, adesso vi porto con me. Sono uscita un po' prima, sono le 5 e quindi sono uscita un po' prima oggi, mezz'ora circa, perché poi dovrò andare anche dopo Tortona, che è un po' più avanti, verso un paesino praticamente, a fare un'altra commissione. E poi niente, tornerò a casa, spero non troppo tardi, non dopo le 6, che così almeno faccio due cose che devo fare in casa, un po' di faccende. Sono arrivata a casa ora, mi sono fatta la doccia e adesso devo andare a struccarmi. È stata una giornata abbastanza tranquilla, devo dire. Lavoro, insomma, ho fatto mezz'ora in meno, quindi comunque sono contenta. Si sente mezz'ora in meno, ma diciamo che l'orario ideale sarebbe anche le 5, quindi 8 e mezza 5, però in realtà sarebbero 7 ore e mezzo, quindi niente. Ma in generale comunque il mio è già un bellissimo orario, perché non posso lamentarmi assolutamente, visto che insomma c'è gente che lavora anche il weekend oppure anche finisce magari 7 e mezza di sera, la gente che magari ha delle attività, dei negozi. Quindi comunque non posso lamentarmi. Allora, adesso vi faccio vedere un po' i prodotti che utilizzo invece per tonificare e per idratare la pelle. Allora, come prodotto per lo struccaggio utilizzo l'acqua micellare di Garnier, questa la utilizzo sempre perché strucca, deterge, lenisce, insomma fa un po' di tutto, agisce veramente bene e insomma mi sono sempre trovata bene, quindi utilizzo sempre questa. Come secondo prodotto poi vado ad utilizzare la lozione viso, che è un tonico di Lavera, che anche questo è molto buono. Mi piace tantissimo il profumo di questo prodotto perché veramente mi lascia la pelle oltre che tonica anche profumata, quindi mi piace tantissimo. Tra l'altro i prodotti Lavera mi piacciono tutti veramente tanto, ne vorrei provare di più, anche se per ora non ne ho bisogno. Ma successivamente, se dovesse terminarmi qualche prodotto particolare, penso che andrò a comprare uno di quelli. Altro prodotto quindi è questo di Lavera, è una lozione delicata per il viso alla malva e alla mandorla dolce. È un prodotto molto delicato per pelli sensibili, quindi se appunto come me avete una pelle anche piuttosto secca, questo sicuramente ve la va a tonicizzare molto. Poi come ultimo prodotto, anzi penultimo, vado ad utilizzare questa crema di Venus. Questa è una crema appunto da notte alla gelatina reale, questa in realtà sarebbe una crema antirughe, però io in realtà la uso soltanto per la sera, prima di andare a dormire o comunque quando mi strucco alla sera. Vado a stenderla bene. E poi infine vado a prelevare un po' di prodotto dal Guardami di Lush, che ecco è questo, è una crema contorno occhi che mi idrata tantissimo, perché io nella zona delle occhiaie ho sempre molto la pelle secca, quindi vado a prenderne un pochino, chiaramente parte sempre tutte le volte, e vado a picchiettarlo sotto appunto sulla zona del contorno occhi. Tra l'altro stamattina mi sono svegliata con gli occhi gonfi perché ieri ero stanchissima e c'è stato un convegno che appunto ho organizzato in azienda, quindi
oltre che i tacchi, io ho sopportato anche dei lenti a contatto e alla sera ero cotta, ero morta, sono arrivata a casa e mi sono stesa sul letto perché veramente non ce la facevo più. Sono addormentata mezz'oretta, poi alla fine mi sono ripresa. Mi sono dimenticata di farvi vedere un altro prodotto che utilizzo per la mia skin care, che non può mai mancare, e che è questo. Questo è praticamente un burro cacao, uno stick labbra alla mandorla, questo è della bottega italiana ed è buonissimo anche soprattutto sotto i rossetti MAC che tendono a seccare tantissimo le labbra. Con questo ho risolto. L'altro giorno al Viridea ho preso questi cuscini da appunto da terrazza, da giardino, che in realtà ho sostituito a quelli rossi che ho qui, lasciate stare il casino che c'è da questa parte, e appunto niente, li ho voluti prendere bianchi perché io li amavo bianchi, cioè li vedevo bianchi, mi piacevano tantissimo. E quindi niente, ho deciso di prendere questa tipologia perché è l'unica che ho trovato purtroppo, e a me piacciono tantissimo adesso così, è veramente mi piacciono veramente tanto, e quindi il salottino secondo me così sta molto molto meglio. Allora, è l'ora di cena e adesso, o almeno fra poco, sì, Gio, ho capito che c'è un gatto, ha visto un gatto come i bambini. E niente, quindi stavo dicendo che fra poco ceneremo. Poi forse dopo cena volevamo andare a prendere il gelato qua giù in città. Adesso vediamo un po' se ce la facciamo a prepararci, se non siamo troppo stanchi. Bene, la batteria mi sta abbandonando. Probabilmente adesso cambierò appunto qualità dei video perché registrerò con l'iPhone. Purtroppo mi sto abbandonando, ho fatto troppe riprese in terrazza. Vabbè, sto preparando la cena. E quindi niente, allora stasera è mercoledì e forse appunto come dicevo usciamo per mangiare un gelato e vediamo un po' se siamo particolarmente stanchi oppure no. Invece domani verranno i miei per delle commissioni insomma che dovevano fare, quindi passano anche da noi. E mentre poi c'è venerdì, sabato e domenica, super weekend, dovrebbe essere bello, quindi abbiamo prenotato una cascina con piscina privata che appunto è qua sopra appena Tortona. Vediamo un po' com'è. Allora, mi sono preparata
molto velocemente perché non ho voglia né di truccarmi né di vestirmi particolarmente bene, però vabbè, insomma, ho tirato fuori questi pantaloni super estivi, super leggeri, super colorati, super tutto, molto carini con le queste spadrillas che mi piacciono tantissimo e che tra l'altro hanno la particolarità di avere tutte le paillette, quindi cambiano in base a come le si lascia. A me solitamente piacciono, insomma, così sono più per la sera. E quindi eccole lì, tutte sbrilluccicose. Tra l'altro questa piega mi è venuta particolarmente bene, nonostante io non abbia fatto niente di che, perché li ho lasciati un po' ad asciugare al sole l'altro pomeriggio. Infatti adesso con il caldo io non li fono un pochino, ma poi li lascio asciugare al sole. Infatti la piega è venuta molto bene. C'è anche sotto, vedete? Sono tutti un po' ondulati, finto effetto spiaggia più o meno, che però mi piace molto. Infatti spero che mi vengano così anche le prossime volte che appunto li faccio asciugare al sole. Sopra poi metterò il mio giubbino di jeans e poi non ho collane, non ho tanto, bracciali, gioielli, non ho niente perché va bene. Come borsa poi ho preso questa di Furla, che è quella che ho in questo momento anche per andare a lavorare, che è estiva, di questo rosa antico e che tra l'altro dentro è molto capiente perché ha una tasca qui, poi una tasca di qui e una tasca grande qui, che contiene praticamente la maggior parte delle cose. Oh, che bella pace che c'è qua. Mi trasferirei da questo lato della città. Ho sentito una goccia. Mi sa che inizia a piovere, noi non abbiamo l'ombrello. Allora, qui presente Giovanni, mentre camminavamo, abbiamo preso gli ombrelli perché ha il terrore che piova. No, guarda lì. Non si sa mai. No, filmala perché il terrore che piove, poi passo per scemo, guarda là. Mi ha appena dato un'ombrellata sul naso, perché stava scherzando. Mi ha appena tirato un'ombrellata sul naso e ha cominciato a io chiaramente ho fatto finta di essermi fatta male, allora ho iniziato a correre via e lui mi è corso dietro urlandomi scusa, scusa, scusa. Del cielo, dai. Questo è il cielo, ma non è niente di esagerato, cioè secondo me fanno due gocce e basta al massimo. Ristoranti in cui andiamo sempre. Qua una volta eravamo venuti a teatro, mi pare, però forse era più in là, non mi ricordo. C'è un teatro qua vicino in cui mia sorella aveva fatto il saggio di danza, eravamo venuti anni fa. Però non c'è. Però non c'è. Vai adesso. Questo è un circolo di lettura e dietro praticamente c'è la Fondazione Cassa di Risparmio, eccola lì, e dietro dall'altra parte ancora c'è un bar, un locale carinissimo che abbiamo scoperto qualche settimana fa e sono andata a fare l'aperitivo l'altra sera con i miei colleghi. Ecco, praticamente è giù di là e questo invece è il Duomo. Allora, com'è stato questo gelato? Cioè, siamo arrivati fino alla gelateria e poi ho preso un super gelatone gigante da tipo 2,5 cm. Ragazzi, sono tornata, siamo tornati adesso e sono veramente stanca adesso. Alla fine da casa nostra in centro si fa una passeggiata, non è tantissima la strada, comunque una passeggiata si fa senza problemi, 10 minuti si è se in centro, ma andare nell'altra gelateria in cui siamo andati siamo
ci abbiamo messo un po' di più, quindi ora sono stanca. E tra l'altro sono uscita che ho detto voglio mangiare un gelato, insomma ho voglia di fare due passi, andiamo a fare un giro. Arrivo là, ero ancora piena della, insomma pienissima dalla cena, e alla fine non avevo quasi voglia di mangiare il gelato, però mi dispiaceva. Allora ho preso praticamente uno di quelli, vabbè, artigianali, un conetto minuscolo con il gelato e sopra la glassa, diciamo, di cioccolato, ma era tipo alto così, quindi era un mini mini gelato. Però alla fine, insomma, mi spiaceva non prendere proprio niente. Lui non ha preso niente perché era già pieno e poi non aveva digerito bene, quindi non voleva prendere il gelato. E niente, adesso sono qua. Tra l'altro abbiamo un'altra TV, perché quella che abbiamo noi, la nostra, purtroppo ha un problema e quindi bisogna farla riparare. E ci vorrà, ci hanno detto, un mese circa, quindi nel frattempo non potevamo stare senza TV, perché è una cosa che mi piace tanto, prima di andare a dormire, accendere la TV, perché mi fa proprio compagnia, e anche se mi metto a leggere, anche se guardo il cellulare, anche se faccio qualsiasi altra cosa, avere la TV accesa è un modo per, non lo so, per anche addormentarmi, per conciliarmi il sonno, per guardare qualcosa prima di dormire, per farmi compagnia, non lo so, un qualche cosa che mi dà tranquillità, mi piace, no? E quindi sia io sia lui non volevamo stare senza TV un mese, e alla fine il proprietario di casa ci ha dato la televisione che era prima qua, tra l'altro, quindi adesso dobbiamo solo appenderla, perché ci manca il gancio, ci manca il pezzo dietro che domani ci porta, quindi insomma è stato bravissimo. Quindi ragazze, per questo è tutto, per questo video è tutto. Sono quasi le 11 e fra poco io andrò a dormire direttamente, perché sento proprio gli occhi che mi si chiudono. E niente, quindi io vi mando un grande saluto, un grande abbraccio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buonanotte a tutte!